Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che si occupa dei lavori del Consiglio regionale della Toscana. Nel nostro incontro troveremo due argomenti. Il primo riguarda un'informativa in merito al prossimo piano sanitario e sociale integrato. C'è stato appunto un intervento in aula dell'assessore Bezzini. E poi sono state accolte dimissioni di Francesco Torselli e di Nicola Ciolini, al suo posto rispettivamente Sandra Bianchini e Marco Martini. Come dicevamo, si è aperta l'aula dello scorso martedì con l'intervento dell'assessore alla sanità Simone Bezzini, l'informativa della Giunta regionale in aula in merito al piano sanitario e sociale integrato regionale 2024-2026. L'assessore ha spiegato che è in corso di elaborazione una bozza di piano che successivamente si aprirà un percorso di approfondimento e che l'atto poi sarà sottoposto al Consiglio regionale. Da quanto trapela dalle dichiarazioni che sentiremo anche tra poco, il governo della Toscana vuole costituire un nuovo piano, quello di cercare nuovi equilibri che non possono prescindere però da una promozione del diritto alla salute, perché la salute non significa solo curare una persona quando sta male. E poi l'altro tema da privilegiare è la parità di accesso a servizi per tutti i cittadini toscani che risiedono nelle grandi città oppure nei piccoli paesi. Primo obiettivo: bisogna provare a costruire un nuovo equilibrio tra bisogni di salute, quantità e qualità dei servizi e sostenibilità. Questo è un obiettivo fondamentale perché i bisogni della popolazione crescono, pensiamo ai bisogni della popolazione anziana che sta crescendo ed esprime una domanda di prestazioni sempre più rilevante, e le risorse purtroppo sono scarse. Mi verrebbe da dire troppo scarse, il governo e il Parlamento dovrebbero finanziare di più il sistema sanitario del nostro Paese. Però c'è un compito anche nostro, che è quello di costruire un nuovo equilibrio che garantisca qualità e sostenibilità. Secondo aspetto, quello che in gergo viene definito approccio One Health. In sostanza, le politiche per tutelare e promuovere della salute non sono solo politiche sanitarie, sono anche politiche ambientali, politiche urbanistiche, politiche sociali, politiche economiche. Il diritto alla salute diventa un elemento trasversale a tutti i settori di programmazione, perché se si fa così si aumenta il livello di prevenzione delle patologie, si migliora la sanità degli individui e sì, ovviamente, garantisce anche la sostenibilità del sistema. Terzo elemento, il cuore programmatico: dobbiamo arrivare a realizzare entro giugno 2026 il nuovo modello di assistenza territoriale. Intanto un approccio al tema delle politiche della salute a 360 gradi. La Toscana su questo è avanti perché ha creato negli anni le società della salute, che sono state create proprio per questo, cioè per non occuparsi solo della sanità, ma per occuparsi di tutti i determinanti: l'istruzione, l'ambiente, i cambiamenti climatici. Ormai è sotto gli occhi di tutti i cittadini come questi siano elementi che incidono sulla salute dei cittadini, e solo mettendoci le mani e solo occupandosi possiamo davvero occuparci della salute dei nostri cittadini. La creazione delle case di comunità e quindi di un territorio che sia punto di riferimento per i problemi, ma non solo nel momento in cui c'è il problema, ma anche proattivo, quindi di chiamata di tutti i cronici. In Toscana abbiamo 40% dei cittadini sono cronici, 70% della spesa sanitaria è sulla cronicità. Affrontare questo vuol dire anche governare e dare un approccio di sostenibilità al sistema sanitario. È uno degli atti di programmazione più importanti del Consiglio regionale. L'ultimo che fu approvato è quello che da Presidente della Commissione di Sanità ha avuto modo di incidere, di produrre degli effetti, ne vedemmo l'efficacia durante la stagione del Covid. Oggi serve riaggiornare quella programmazione. Da parte nostra due elementi cardine sui quali abbiamo voluto agire: da una parte la massima attenzione alla prevenzione, solamente con la prevenzione si possono anticipare della conoscenza di alcune malattie che in molti casi possono diventare mortali o invalidanti, e nello stesso tempo una prevenzione diffusa nei territori e soprattutto con un sistema nuovo di organizzazione che vogliamo declinare, lo declineremo quando approveremo il piano sanitario. Dall'altro campo una massima attenzione, riteniamo che sia arrivato il momento, sulla salute mentale, una questione troppe volte sottovalutata che lascia in molti casi psichiatri
sul territorio soli, senza un livello di integrazione con le istituzioni, con le forze dell'ordine, con dei centri di assistenza che devono essere potenziati, con un sistema che fa rete, dove le istituzioni, il sistema dei servizi sociali, la psichiatria del territorio, con l'ausilio anche di attività di carattere e supporto sociale, debbano essere potenziate, integrate. Servono dei dipartimenti autonomi che abbiano la capacità di riorganizzare un sistema. Sempre se ne parla, poche volte si ha la consapevolezza che questa sia una grande priorità del territorio. Noi siamo molto contenti della teoria, perché per la prima volta c'è un approccio olistico complessivo sul concetto di salute. La salute non è più vista solo in senso sanitario e curativo, ma anche in senso di contrasto alla povertà, quindi un aspetto sociale, ma anche e soprattutto ambientale. Questo è quello che abbiamo chiesto con forza alla Giunta, ossia che ci sia un cambio decisivo di rotta riguardo soprattutto alla tutela ambientale. Ci sono in Toscana delle forti criticità che non sono affrontate da decenni. Ho fatto appunto la menzione dell'inquinamento da Marmettola sulle Alpi Apuane, l'inquinamento del Fosso Bianco spiagge bianche di Rosignano, ai residui del cheo sotto le strade, i residui tossici c'è stato questo scandalo recentemente, all'inquinamento della Piana Fiorentina. Quindi non si può pensare di fare un piano sanitario con un nuovo approccio se non si affrontano questi problemi di inquinamento, che a nostro avviso non sono più rimandabili. Aumentare la spesa sanitaria nell'ambito di un aumento generale delle spese, ma è praticamente improponibile, perché anche la proposta di legge di Elly Schlein, che riprende un po' quella della Toscana, è un errore proprio matematico, perché loro parlavano di 4 miliardi all'anno per 5 anni, in realtà il PIL aumenta e quindi quei 20 miliardi non coprivano il fabbisogno tale da poter portare al 7,5% del PIL la spesa sanitaria. La seconda è, a parità di spesa sanitaria, aumentare le spese, a parità di spesa generale, aumentare le spese sanitarie, quindi a carico di cosa lo facciamo? Forse della scuola, forse delle pensioni, forse delle infrastrutture? Voglio vedere chi è che si permette di fare una cosa di questo genere. Noi, dopo il dibattito di oggi, abbiamo la consapevolezza, la certezza che la stagione di governo della sinistra in Toscana si è conclusa, perché oggi da parte della maggioranza, da parte dell'assessorato, non è uscita una sola idea su come si pensa di governare i prossimi anni un ambito così sensibile e strategico come quello della sanità. Quindi noi, come centrodestra, come Fratelli d'Italia, dobbiamo aumentare la nostra responsabilità, dobbiamo aumentare il nostro impegno per proporre ai cittadini toscani un nuovo governo della regione toscana, a partire da un nuovo governo della sanità toscana rispetto a quella che ci è stata offerta in questi anni da parte della sinistra e da parte del Partito Democratico. L'informativa che è giunta stamani in aula sul piano sanitario conferma quella che è la stagione fallimentare della sanità in Toscana, il fallimento delle tre grandi ASL. E da questo punto di vista la Lega rilancerà una stagione referendaria per abrogare tutto il sistema normativo e giuridico che regge il sistema sanitario in Toscana, che non funziona. Abbiamo avuto modo di vedere che nell'informativa al solito si cerca di scaricare sul governo quella che è una sorta di carenza di risorse alla sanità. In realtà la Regione Toscana le risorse le spende male, e dimostrazione più ampia non potrebbe che essere quella del pasticcio della vicenda del payback. E guardate che il fallimento della riforma sanitaria voluta dalla Regione Toscana è dimostrata dal fatto che era nata per risparmiare risorse ed è terminata con l'addizionale IRPEF della fine del 2023.
È un piano che dal nostro punto di vista presenta non solo criticità ma soprattutto mancate risposte. Arriva senza un confronto e un approfondimento che credo fosse dovuto soprattutto all'interno della commissione competente. Arriva soprattutto senza un dato fondamentale dal nostro punto di vista, ovvero quello che è la situazione attuale, le criticità e soprattutto il monitoraggio di quello che è lo stato della sanità toscana. Una sanità toscana che, voglio ricordare, è stata oggetto di un intervento importante con l'aumento dell'IRPEF. È una sanità toscana che ancora oggi presenta oggettive difficoltà, ma credo che non sia solamente, diciamo, sotto gli occhi nostri, dei consiglieri regionali, ma soprattutto sotto gli occhi dei cittadini, che sono molto spesso costretti, ad esempio, a situazioni di disagio non solo sulle liste d'attesa, ma pensiamo anche allo stato dei pronti soccorsi toscani. Quindi quello che sarebbe, diciamo, piaciuto avere come opposizione è soprattutto una idea seria, concreta, non solo di quello che si vuole fare e degli interventi effettivi e non solo enunciazioni di principio, ma soprattutto quello che oggi è un monitoraggio serio su quello che è stato fatto e su ciò che invece si vorrà fare. E c'è stata una surroga, anzi due, nel Consiglio regionale. Sono entrati due consiglieri che hanno sostituito Francesco Torselli, che è stato eletto al Parlamento europeo. Al suo posto è entrata in Consiglio Sandra Bianchini, che è la dirigente del partito di Giorgia Meloni a Firenze. L'altro ingresso invece riguarda Marco Martini, il secondo dei non eletti nella lista PD nella circoscrizione provinciale di Prato, che è stato anche sindaco di Poggio a Caiano. Succede a Nicola Ciolini, che però era già subentrato in sostituzione della consigliera Ilaria Bugetti, che era stata eletta sindaca di Prato. Quindi Nicola Ciolini ha rinunciato ed è entrato Marco Martini. Conosciamo quindi i nuovi due consiglieri. Si chiude un cammino importante, perché 4 anni in Consiglio regionale non sono una passeggiata, 4 anni in Consiglio regionale ti insegnano che la Toscana arriva prima di tutto. Io nel discorso di saluto all'Aula ho citato una data, quella del 2 novembre del 2023, che è stata forse la giornata più difficile in questa legislatura per la Toscana, quando 3 province, ma non solo, sono finite sott'acqua. In quella notte credo che abbiamo dato tutti dimostrazione di cosa significa essere al servizio della Toscana. Nessuno di noi ha fatto un minuto di polemica politica, nessuno di noi ha fatto un minuto di attacco politico in quel momento, ma abbiamo deciso di spalare tutti nella stessa direzione, nel vero senso della parola. Quello significa essere consiglieri regionali e amministratori di questa regione. Il primo tema è quello del lavoro, perché io provengo da quel settore, io sono una manager che si è sempre occupata di lavoro, e quindi questo è il mio tema in cui credo molto, e vedo che negli anni, insomma, non è stato mai fatto molto sul lavoro, sull'impresa, l'impresa naturalmente correlata al lavoro, su un certo target di lavoratori che sono i giovani, le donne e gli over 50. Quindi lavoro, formazione, impresa è sicuramente il primo tema. Il secondo tema, che è molto attuale purtroppo, è Sollicciano. Sollicciano, perché è un problema. L'inferno di Sollicciano è un inferno che non è di qualche mese, è un inferno che va indietro nel tempo, dovuto sicuramente anche a una direzione e una gestione non efficace. Quindi poi mi occuperò di quello che è nell'ambito regionale. Adesso sicuramente la prima volta abbiamo un governo che si occupa di Sollicciano. Prendo un testimone importante, perché ha fatto un grande lavoro nella sua commissione, alla presidenza della Commissione 2, e anche per tutte le iniziative che ha portato avanti. Quindi sono davvero felice di poter rappresentare il distretto pratese, l'area pratese, nel contesto del Consiglio regionale, anche se ovviamente dobbiamo tutti lavorare per la nostra bellissima regione toscana, però nel distretto abbiamo diverse realtà, non voglio chiamarli problemi, perché sono le gestioni, vorrei dire, ordinarie di quelle che è l'amministrazione di un territorio, e quindi questioni molto importanti che riguardano l'economia del distretto, che riguardano il lavoro, e il lavoro giusto, che è importante. Su questo dovremo davvero impegnarci nel Consiglio regionale. E per questo nostro incontro è tutto, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie, e ovviamente la prossima settimana ancora insieme dentro il Consiglio.